Un anno di amministrazione comunale a Taranto guidata dal sindaco Melucci, più volte consigliere si è espresso in maniera critica. Ecco, qual è il suo bilancio? Esattamente quello che cerchiamo di fare stamattina, il punto di un anno di amministrazione. Secondo noi si è rimasti a livello di spot elettorali, ma in concreto non è cambiato nulla in questa città, basta circolare tra le strade e sentire le opinioni dei cittadini. Secondo noi il sindaco Melucci è riuscito addirittura in un'impresa titanica, cioè quella di far rimpiangere il predecessore, proprio perché non c'è stata la discontinuità amministrativa che noi ci auspicavamo, ma che è stata soprattutto tanto decantata in campagna elettorale. Merito a quali aspetti in particolare? Uno che ci preme particolarmente è proprio l'operazione trasparenza, quello che doveva essere il palazzo di vetro, ha subito alcune cose tipo il divieto di accesso ad alcune testate giornalistiche che l'ha trasformato in un palazzo blindato. Secondo noi invece la trasparenza è l'aprire le porte di Palazzo di Città alla città e soprattutto all'informazione era la prima operazione da fare. Le nomine delle partecipate subito dopo rinominate, siamo in attesa di nuove nomine, quindi direi che anche questo non è stato un punto favorevole di questa amministrazione.